Buonasera, in studio Massimo Bonella. In apertura vogliamo ricordare Susanna Crispino, tra le prime agende rosse e tra coloro che hanno costituito la scorta civica a Palermo, morta prematuramente a soli 28 anni. Si era laureata in giurisprudenza con lode e aveva un grande sogno nel cuore, diventare magistrato seguendo le orme di Paolo Borsellino. Giunga un abbraccio affettuoso e colmo di dolore alla famiglia di Susanna in questo momento di grandissimo sgomento da parte della redazione del sito 19 luglio 1992.com, insieme a Salvatore Borsellino, a tutti i gruppi delle agende rosse. Naturalmente ci associamo anche noi di Radio Saiuz TV, Pianeta Oggi TV e gli amici di Antimafia 2000. I giovani come Susanna Crispino sono delle persone uniche, con idee, con forza, volontà, con spirito di missione. Rappresentano, credo, l'ultima spiaggia per un futuro migliore, per un paese libero da ogni forma di criminalità e morte dei giusti. Susanna è scomparsa troppo presto. Ed ora, per le altre notizie, in studio Rosario Moreno, a cui cedo subito la linea. Salve cari amici, questa è la rassegna stampa di oggi 10 marzo 2018, la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Salvini apre: spero che il PD sia disponibile a una via d'uscita. I Dem gli rispondono: governi con chi ha gli stessi programmi. Durante la conferenza stampa, dopo l'incontro con i parlamentari eletti, il leader del Carroccio ha aperto al Partito Democratico. Dal Nazareno, però, l'invito è stato rispedito al mittente. La Lega non si nasconda dietro a pretesti, hanno detto. Movimento 5 Stelle, riunione dei neoeletti a Roma. Di Maio ha detto: andremo al governo, devono passare da noi, annuncia i capigruppo. Primo raduno nella capitale per i parlamentari 5 Stelle che si preparano all'insediamento delle prossime settimane. A guidare i gruppi a Camera e Senato saranno rispettivamente Giulia Grillo e Danilo Toninelli e, come nel nuovo regolamento, staranno in carica 18 mesi. Casaleggio, davanti ai portavoce, ha detto: non vi chiederò mai di cambiare una legge, cambia il sistema di rendicontazione, comunque i parlamentari dovranno restituire una cifra a forfè. Dazi, l'Unione Europea e USA verso guerra commerciale. La Germania e la Francia hanno detto: decisione di Trump è illegale, ci senti o reagiremo. La Commissione dell'Unione Europea per il Commercio. La commissaria per l'Unione Europea per il Commercio, scusate, Cecilia Malmström, ha spiegato che il dialogo con Washington è la prima opzione di Bruxelles, ma se il Tycoon non concederà deroghe, è già pronta una lista di prodotti statunitensi da colpire. Sabato incontro con il rappresentante commerciale USA, Robert Lighthizer. La Confindustria tedesca ha detto: è un affronto. E gli agricoltori hanno detto: non fateci pagare decisioni politiche. Rifiuti Napoli, Passarillo di Cembroni ha visto i video di Fanpage e mi ha detto: vai avanti. Ma lei smentisce dicendo che è falso. L'esponente di Fratelli d'Italia, consigliere regionale della Campania, è indagato nell'inchiesta della Procura di Napoli su presunti illeciti nell'aggiudicazione delle gare d'appalto della società partecipata SMA Campania. Mafia, l'arcivescovo di Palermo dice: dalla Chiesa omissioni nella lotta a Cosa Nostra, dobbiamo chiedere perdono. Siamo stati omissivi, dobbiamo chiedere scusa per quanto abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla mafia. Lo ha detto Don Corrado l'orefice durante la conferenza promossa dal Centro Studi Pio La Torre sul tema Il ruolo della Chiesa di Papa Francesco nel contrasto alle mafie, alla corruzione, alla povertà e alle disuguaglianze sociali.
Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pereto GTV. Buon proseguimento con la programmazione.